Una giornata che è stata definita per legge solennità civile, quindi diventa una ricorrenza nazionale. E di questo credo che tutti i medici, tutti gli operatori sanitari ringraziano i parlamentari che hanno in così breve tempo approvato una legge che istituisce appunto questa giornata. Io credo che per tutti gli italiani sia una giornata importante perché richiama il ruolo e il significato della professione medica e di tutte le professioni sanitarie e del volontariato. È un momento per sottolineare come il diritto alla salute è un diritto, come dice l'articolo 32 della Costituzione, fondamentale e che chi ci governa, chi ci amministra nelle regioni deve pensare sempre più che ogni risorsa impiegata nel Servizio Sanitario Nazionale è un investimento sulla nostra salute e non un costo. Come dire, sarà difficile soprattutto cancellare il ricordo di tanti colleghi che abbiamo perso. L'ultimo, un mio amico scomparso 2 giorni fa a Bari, era un medico di medicina generale che aveva scelto di dare una mano nell'RSA del suo paese perché non si riusciva a controllare l'epidemia all'interno dell'RSA. Purtroppo poi lui si è ammalato e dopo 2 mesi di rianimazione non ce l'ha fatta. Ecco, io credo che tutti quanti noi continueremo a ricordare i nostri amici e anche il dolore di tanti colleghi che hanno sofferto in questo periodo, però che si sono salvati, ma hanno su di loro profonde cicatrici. Sono diminuite moltissimo le perdite degli operatori sanitari, è un successo del vaccino. Non c'è dubbio, finalmente guardiamo con un po' di fiducia al prossimo futuro perché il vaccino ha ridotto il numero dei contagi fra gli operatori sanitari. Come avevamo previsto, il miglior dispositivo per gli operatori sanitari è proprio il vaccino. Il vaccino dovrebbe essere assicurato a tutti gli operatori sanitari. Sono ancora tanti gli operatori che non lo hanno ricevuto.